Questa è ovviamente la nuova Range Rover, la regina dei SUV. Lo so, ce ne sono altre più costose, sono sempre inglesi, ma la Range è la Range. Lei è un monumento, bella da vedere, comodissima per viaggiare su strada, fuori strada, seduti davanti oppure dietro, come fanno già peraltro sì, William e Kate. Tra l'altro la macchina mi sembra più o meno identica. Comunque, anche se non avete il sangue blu, vediamo perché comprarla e perché no. Fuori com'è? La Range è enorme anche se la vestite di nero. I suoi 5 metri di lunghezza sono impossibili da stringere e anzi ne aumentano la regalità. È lussuosa ma non pacchiana, con uno stile squadrato e levigato all'inverosimile. Le maniglie spariscono, l'alluminio della carrozzeria copre addirittura le guarnizioni dei vetri e non sono ammesse nervature superflue se non quella della linea di cintura altissima. Ad alleggerirla ci pensano gli inserti in alluminio e i cerchi in lega che su questo esemplare sono mastodontici, 23 pollici. Il frontale è quello di sempre, seppure evoluto nei tratti e reso leggermente più massiccio con le modanature che si sviluppano tutte in orizzontale, mentre dietro i designer hanno voluto nascondere i fari che sono neri quando spenti. L'effetto è sofisticato e trasmette modernità. Ovviamente possiamo discutere sul colore, questo total black fa un po' troppo macchina dei cattivi in un film di 007, sicché voi come la scegliereste? Scrivetecelo nei commenti. E dentro? Prima di entrare nel salotto voglio farvi vedere il cavò, che misura sulla carta 818 litri. Sottolineo il sulla carta perché nella realtà non sono tutti sfruttabili. Un bel po' di litri sono annegati sotto il pianale al posto della ruotona di scorta che è optional. Al di sopra il vano è regolare, rivestito di una moquette robusta di qualità, ma la capienza non è al top in rapporto alle dimensioni. Quando si carica si possono abbassare le sospensioni e la ribaltina elettrica facilita l'operazione, anche se allo stesso tempo obbliga ad allungarsi. Non mancano i ganci, una presa da 12 volt e un organizer pieghevole con fasce elastiche per piccoli oggetti. La cappelliera è rigida, si ripiega, ma non c'è uno spazio per incastrarla da nessuna parte. Da considerare che se si abbattono gli schienali sulla versione autobiography con sedili executive class, il pianale che si forma rimane in salita. Occhio poi alla cintura di sicurezza non fissata, perché durante la movimentazione dei sedili potrebbe bloccarsi negli ingranaggi. Ma ora entriamo nel salotto. Anche in questo caso l'ingresso è agevolato dalle sospensioni che si abbassano quando apri la porta e non bisogna sbattere lo sportello per chiuderlo, basta appoggiarlo. Accomodarsi è un piacere per il senso di lusso e protezione che ti trasmette, specialmente con questi sedili executive appunto che si declinano elettricamente e ti fanno sentire su un divano, rigorosamente per due. L'eventuale terzo passeggero viaggia in seconda classe. Luci, tende e tendine si controllano dai comandi sulle portiere, il resto dal barciolo centrale che scende elettricamente e integra uno schermo touch per personalizzare il colore delle luci, regolare la climatizzazione con tanto di purificatore d'aria e modulare lo spazio a disposizione di chi siede a destra, portando avanti il sedile anteriore, perché è chi siede dietro che conta davvero. A proposito di climatizzazione vi faccio notare la presenza di bocchette sul tetto oltre che dietro al tunnel centrale, dove si trovano anche le porte USB-C e quella 12V. Dietro i sedili ci sono due robuste tascone, mentre i portabicchieri fuoriescono sempre elettricamente dal bracciolo. È fatta bene? La risposta credo che l'abbiate già intuita, il livello qua dentro è altissimo, ma al di là dei materiali in sé che sono ovviamente di alta qualità, è una questione di ricercatezza stilistica, dei dettagli tanto fisici quanto grafici. La plancia di comando è massiccia, ma è un massiccio alla Range maniera, e cioè raffinato dalla pelle che ricopre quasi ogni cosa, dal cruscotto al cielo, passando per le alette parasole che sono pure doppie. E quando non c'è la pelle, i materiali sono comunque robusti e belli da toccare, inclusi i padel al volante in alluminio vero. Il design è essenziale, con la linea delle bocchette di areazione che taglia in due la plancia. Al centro troneggia lo schermo dell'infotelematica enorme e bello da vedere con questo effetto appeso, mentre i comandi di climatizzazione, terrain response e cambio sono ordinatamente disposti subito sotto. Nel primo vano portoggetti c'è la piastra per caricare lo smartphone, in un punto che se chiuso tende a scaldare il telefono. Non mancano ovviamente due prese USB-C. Gli altri comandi sono concentrati sulle razze del volante e sono di tipo touch, che cambiano le funzioni in base al menu. Subito dietro il cambio c'è un secondo vano nascosto nel pozzetto all'interno del poggiabraccia centrale, contornato a sua volta da braccioli dedicati a guidatore e passeggero. Bello e ben fatto è anche il pannello porta, dove l'occhio cade su uno dei 35 altoparlanti dell'eccezionale impianto Hi-Fi Meridian che monta questo esemplare.
La luminosità è assicurata di giorno dalla luce che entra dall'enorme tetto apribile panoramico e di notte dall'illuminazione dell'abitacolo che si può personalizzare nel colore e amplifica l'effetto lounge. Come funziona l'infotainment? Lo schermo del sistema PV Pro misura ben 13,1 pollici e ha anche un'ottima risoluzione che valorizza un'interfaccia grafica molto curata nel design ma non sempre usabile. Alcune infografiche sono un po' invasive e rubano visibilità ad altre informazioni. Le funzionalità sono infinite e si va dalla gestione avanzata del clima con filtro e ionizzatore al terrain response per scegliere o personalizzare il programma di guida off-road ideale. C'è poi il sistema di controllo delle telecamere a 360 gradi, valido tanto in città quanto in off-road, con visione diretta della strada e rendering interattivo della macchina. Non abbiamo potuto valutare del tutto l'efficacia del navigatore perché l'esemplare in prova non aveva attiva la connettività al cloud. Funzionano invece molto bene Apple CarPlay o Android Auto, non solo in termini di velocità, ma anche di integrazione grafica per passare da un sistema all'altro. Ovviamente se si delega ad Apple a Google la navigazione non si può sfruttare la bella mappa riprodotta sulla strumentazione digitale davanti al volante, oppure le indicazioni proiettate nelle DAP display che vanta peraltro un'ottima leggibilità rispetto ad altre auto concorrenti. Se ho dei bambini? Beh, rischiate di viziarli all'ennesima potenza. Dietro di spazio per il seggiolino ce n'è e come. Dovete solo fare attenzione a non deturpare i preziosi pellami inglesi, anche perché gli attacchi sono un po' annegati. La visibilità sul mondo esterno è garantita dai grandi vetri e in caso di sole c'è la tendina integrata che si comanda anche dal posto guida. Nel bagagliaio il nostro passeggino, di cui trovate le caratteristiche in descrizione, ovviamente ci sta. Com'è da guidare? Mi viene da modificare la domanda in com'è per viaggiare, perché ogni spostamento a bordo della Range si trasforma in un'esperienza. Allora, dal posto guida ti senti un re, perché sei fisicamente seduto a 80 cm da terra e quindi qualsiasi auto che ti trovi intorno sembra molto più piccola. E poi hai quella piacevole sensazione di poter passare sopra qualsiasi ostacolo senza nemmeno sentirlo, perché il telaio assorbe la qualunque, in termini di buche, sanpietrini, qua a Roma. Vibrazioni, e a proposito di vibrazioni c'è anche un aiutino digitale, perché la macchina è dotata di un sistema di noise cancelling, cancellazione del rumore si chiama così tecnicamente, che attraverso gli altoparlanti integrati qui nei poggiatesta emette delle frequenze che vanno in controfase rispetto alle vibrazioni e quindi le annienta in qualche modo a livello teorico, e quindi si riduce ancora di più il rumore, creando una sorta di bolla di silenzio intorno alla testa di tutti e quattro i passeggeri. Non so se si vede la bolla qua, intorno a me. La vedete? Io però lo so cosa stanno pensando alcuni di voi. Stai guidando un barcone di macchina e questo atteggiamento non mi piace. Vi prego di portare un po' di rispetto ad una signora che semmai può essere definito un panfilo e non un barcone. E comunque, dopo averla provata per parecchi chilometri, vi posso dire che quest'auto trasmette un senso di controllo e sicurezza sorprendentemente elevato rispetto alla tipologia di macchina che è. E il miracolo lo fanno innanzitutto le barre antirollio attive e le quattro ruote sterzanti, che sono per la prima volta di serie, che regalano una grande, insomma, maneggevolezza in più all'auto in manovra, fra le curve, è più reattiva la macchina. E poi ci sta il sofisticatissimo sistema di sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, che lavora in prevenzione, cioè i sensori dell'auto leggono le condizioni della strada, se c'è un'auto che precede, se c'è una frenata imminente, e preparano l'assetto, le sospensioni a reagire al meglio, migliorando da un lato la dinamica di guida, dall'altra il comfort. E se, a proposito di comfort, funzionano sulle buche di Roma con gomme da 23 pollici come quelle che monta questo esemplare, funzionano dappertutto. Comfort a parte, in città bisogna mettere in conto qualche rogna aggiuntiva nelle manovre, con una precisazione importante. Il problema non è tanto la visibilità, perché la carrozzeria della Range è molto più lineare rispetto a quella di anche dei SUV più compatti, dove non vedi mai dove finisce la macchina, ma proprio di dimensioni effettive, perché quest'auto è larga abbondantemente sopra i 2 metri, quindi ti crea in tante circostanze il dilemma amletico: c'è passo o non c'è passo? E a Roma direi che è una questione abbastanza frequente. Allora, a livello teorico ti aiuta questo promemoria sullo schermo che ti dice quali sono le dimensioni dell'auto. Poi c'è una modalità delle sospensioni che si chiama accesso, questa, che ti agguatta l'auto nella,
insomma, nell'altezza minima da terra possibile, evitando di, insomma, sbattere con il tetto. E infine, per tutto il resto, ci sono naturalmente sensori e telecamere. I sensori funzionano molto bene, nel senso che sono precisi e invasivi il giusto, e le telecamere sono spettacolari, sono il frutto dell'esperienza Land Rover nello sviluppo delle telecamere, normalmente al servizio del fuoristrada, perché ti, insomma, riprendono l'auto da qualsiasi direzione, facendoti anche un rendering in 3D, e quindi riesci praticamente a monitorare qualsiasi spazio di manovra, anche quelli più complicati. Aggiungo che di notte, in manovra sempre, quando non c'è visibilità, si accende una luce perimetrale che aiuta le telecamere a vedere meglio. Non vi ho ancora detto del motore, che è un 3000 in questo caso, diesel 6 cilindri, 48 volt, quindi omologato come ibrido al libretto, nella configurazione meno potente, che diciamo dichiara 249 cavalli, che secondo me bastano e avanzano, perché questo bestione da 2500 kg viaggia, scattando da 0 a 100 in appena 8,3 secondi. Il merito è del generoso valore di coppia di 600 Nm da 1250 giri, ma anche del funzionamento egregio di questo cambio automatico a 8 rapporti, che asseconda perfettamente l'indole e lo spirito di quest'auto. Se avete un po' di fretta, c'è un programma del Terrain Response che si chiama appunto dinamico, che irrigidisce l'assetto e, diciamo, la risposta dello sterzo e del cambio si fa più pronta, ma va detto che la Range tutto fa tranne che metterti voglia di correre, perché questa è un'auto per viaggiare per ore senza sentire il tempo che passa, magari in autostrada, cruise control inserito, 130 all'ora e via, andare comodamente mentre guidate, oppure siete seduti dietro, qui a destra, guidati da qualcun altro, e magari state leggendo il giornale, il tablet, o state, insomma, facendo quello che vi pare. Se poi in prossimità della destinazione ci fosse una strada bianca, il viaggio diventerebbe ancora più gustoso, e voi non avrete alcun problema ad affrontarla, perché l'unico limite di quest'auto è la propensione al rischio di graffiare la carrozzeria di chi la sta guidando. Fra sospensioni a controllo elettronico, il sistema di trazione integrale intelligente e Terrain Response, con tutti questi programmi di guida in off-road, praticamente si può fare la qualunque. Evoluzioni fuori di testa, che io personalmente non mi sono sentito di fare, mi sono accontentato di questo sterratino leggero, perché con un'auto da 160.000 euro, insomma, non me la sono sentita. Però vi metto qualche immagine di repertorio per farvi capire di cosa sto parlando. Quanto consuma? Come tutte le macchine pesanti, la Range è molto molto sensibile allo stile di guida. L'efficienza è inversamente proporzionale al vigore delle accelerazioni del traffico, sicché in città si fanno i risultati peggiori, con circa 11 litri ogni 100 km, che scendono a 8,3 in autostrada e a 7,6 sul nostro circuito extraurbano con pendenze leggere. Il serbatoio è ovviamente bello grosso, con 80 litri. E la sicurezza? Al momento della registrazione di questo video, l'Euron Cup non ha ancora testato la nuova Range, e vi rimandiamo al nostro sito se volete avere un aggiornamento sulle votazioni specifiche. Come ADAS, la Range monta praticamente tutto di serie, siamo al classico livello 2, quindi con cruise control adattivo, mantenitore di corsia, che devo dire funziona molto bene, è progressivo il giusto, molto fluido anche nell'accelerazione e nella frenata, come giusto che sia su un'auto di questo tipo, e c'è anche la funzione stop and go nel traffico. Gli alert anticollisione ci sono, con frenata di emergenza davanti, dietro, in caso di manovra, e anche quelli sono regolati abbastanza bene. C'è l'head-up display che si legge in modo chiaro e non è invasivo come succede su altre auto, e poi c'è lo specchietto video retrovisore che consente di vedere attraverso la telecamera che si trova, insomma, sul tetto, sulle pinne del tetto, quello che succede dietro, ed è molto comoda quando riempite fino al cielo, al tetto appunto, il bagagliaio. Occhio però a non graffiare il rivestimento in pelle, soprattutto quando è chiaro. Quanto costa? Si fa pagare come un'ammiraglia di lusso, perché lo è.
I livelli di allestimento sono 5, SE, HSE, Autobiography e SV. I prezzi della Range Entry Level con lo stesso motore diesel di questo video partono da 129.100 euro. Per le varianti più potenti da 300-350 cavalli sono richiesti rispettivamente 133.100 euro e 148.800 euro e quest'ultimo è praticamente lo stesso prezzo della Range benzina 3.000 plug-in da 440 cavalli. Le versioni a passo lungo costano 4.000 euro in più indipendentemente dal motore e poi c'è la lista enorme di personalizzazioni. L'esemplare Autobiography oggetto di questo video, che ha una dotazione esagerata, costa 152.443 euro e visto che stiamo dando i numeri senza pudore, vi dico il prezzo della top di gamma SV col motore V8 4.4 da 530 cavalli, 235.700 euro. La garanzia in ogni caso è di 3 anni o 100.000 km. Accessori consigliati? Per rispondere si potrebbe registrare un documentario a parte. Per far prima vi consiglio l'allestimento, quello secondo noi più equilibrato, l'HSE, fermo restando che la parola equilibrio ha un significato relativo. La verità è che su un'auto del genere il cliente deve avere carta bianca e ci limitiamo a qualche segnalazione pratica. Se scegliete i sedili Executive perderete spazio e modularità per il bagagliaio. Sempre a proposito di bagagliaio vi suggeriamo di ordinare per 256 euro la cappelliera a ripiegamento automatico. Infine sappiate che esiste un'alternativa ai rivestimenti in pelle, il tessuto sintetico riciclato Ultra Fabrics. Molto bello al tatto e alla vista e col vantaggio ambientale di generare un quarto della CO2 in produzione rispetto alla pelle. Difetti? Il bagagliaio, come detto, è relativamente piccolo in rapporto alle dimensioni esterne, ma se la vostra priorità è la capacità di carico, ci sono ben altre Land Rover da prendere in considerazione. I comandi al volante non sono efficaci come velocità di risposta e non sono neanche piacevoli in termini di feedback. Sempre dal volante non soddisfano i comandi vocali e infine per il rifornimento di benzina non è previsto un sistema cosiddetto Easy Fuel, cioè senza tappo da svitare a mano. Quali sono le alternative? Premesso che sulla carta, secondo me, chi sceglie una Range Rover contempla solo la Range, le alternative concorrenti dirette in realtà ci sono. Una è la Bentley Bentayga, inglese, le altre due sono tedesche e quindi le ammiraglione rialzate, BMW X7 e Mercedes GLS, che sono auto tecnologicamente avanzate ma che quanto a classe rispetto alla Range, non lo so, ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. E allora ne aggiungerei un'altra, un'auto di tutt'altra pasta ma altrettanto iconica, l'indistruttibile Mercedes Classe G. Nella realtà, la Range Rover è l'unico SUV che viene considerato dai clienti come un'alternativa alle berline di altissima rappresentanza, perché solo con lei puoi raggiungere con eleganza qualsiasi destinazione terrena, guidando o facendovi guidare da un autista, da soli o in compagnia, nonché con una barca trainata al seguito oppure insieme al vostro cavallo preferito. E la sola consapevolezza di poter fare tutte queste cose è già di per sé un lusso enorme.